Bentornati, seconda parte di Linea Diretta, le migliori risposte alle tue, alle vostre domande. Siamo sempre con il dottor Alberto Piccinotti, specialista ortopedico ovviamente, ma soprattutto di chirurgia della spalla di cui stiamo già parlando. Dottor Piccinotti, me lo ha già un po' accennato, ma ho capito che insomma nel suo lavoro è una figura chiave, una parte molto importante è quella del riabilitatore, quindi la riabilitazione post-chirurgica ha un ruolo determinante. Mi piace dire alle persone che è meglio un intervento venuto non proprio benissimo, ma con una fisioterapia fatta bene, che l'opposto. E questo è innegabile, perché tutto Questo è un sommato. discorso forte, non l'avevo mai sentito fare da un medico, anzi da un chirurgo. Assolutamente, assolutamente. I tempi in cui io ti ho operato, quindi tu sei guarito, sono finiti per quanto mi riguarda. Meglio, io sono sempre. Mi hanno insegnato che nella spalla, senza la collaborazione del paziente, senza la collaborazione di un bravo tecnico della riabilitazione, non si arriva da nessuna parte. E allora la fatica mia è stata nel corso degli anni quella di riuscire piano piano a creare, ma diversi gruppi, se Dio vuole, su Arezzo, di persone, di centri che sono capaci a fare questo tipo di attività, perché poi fondamentalmente non è complicata, è noiosa, come dico io, perché il riabilitatore deve veramente spendere tanto tempo con il paziente, non lo può mettere semplicemente a sedere o a sdraiato in un lettino e fargli fare il suo lavoro e basta. Deve veramente partecipare il tecnico in maniera molto costante a tutto quello che è il percorso riabilitativo della persona, perché sennò veramente non si riesce assolutamente. Credo che ci sia una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, benvenuta a Linea Diretta. Grazie. Vorrei parlare con il dottor Piccinotti. Prego. Prego. Senta, dottore, io sono 9 anni che mi sono operata una spalla in bercia, però ogni tanto si fa sentire abbastanza cosa, cioè, se la sporto, se cosa devo fare, capito? Allora, da Ho un po'. 81 anni. Diciamo che l'età è giusta, nel senso che la cosa che conta molto spesso è riuscire a capire se il dolore ha un'origine di tipo muscolare oppure se il dolore ha un'origine di tipo dall'osso, diciamolo in questo modo. Se il dolore è soprattutto notturno, in genere è un dolore infiammatorio, quindi vuol dire che magari durante il giorno la persona non riesce ad avere una forza tale da poter svolgere le proprie attività, che questo non vuol dire per forza dover fare chissà che cosa, anche a 80 anni giustamente la persona ha le sue cose in casa da fare, è bene che le faccia, però magari se ha una muscolatura abbastanza debole, molto spesso si infiamma la spalla, si infiamma nei muscoli del collo, come si accennava prima, e di conseguenza se il dolore è soprattutto notturno lo sconta proprio con la difficoltà a riposare in maniera adeguata. E allora in questi casi generalmente il consiglio che do sempre è quello di riprendere un po' di attività fisica, o che sia attività leggera per conto proprio se la persona è costante nello svolgerla, oppure ritornare da un fisioterapista e rifare un po' di attività con la persona stessa. In genere prima di dover pensare a rifare delle radiografie di controllo o addirittura dover fare qualcosa di chirurgico su di una protesi inversa, ce ne vuole, perché veramente è un tipo di protesi che ti permette di perdonare tante problematiche anche alla persona più debole e fra virgolette anche meno collaborante. Quindi secondo me probabilmente se prima di tutto rifà un po' di attività riabilitativa dovrebbe riuscire a starci meglio. Va bene, difatti è di notte che mi dà noia. Il conto torna purtroppo, probabilmente. E poi guardi signore, è molto più tipico delle donne il fatto di avere una muscolatura più debole, è costituzionale, non c'è storia. Anche la letteratura medica dimostra come negli uomini la protesica di spalla va meglio, perché chiaramente la struttura muscolare è decisamente più importante, di conseguenza riescono gli uomini a compensare meglio quelle che sono le attività, per cui mantenere il fisico a posto è fondamentale, non ci piove. Infatti delle volte, perché so che non è stato preso qualche nervo, qualche muscolo, faccio una faccenda continua, dopo 2 minuti mi casca il braccio, capito?
E allora bisogna veramente rimettersi nelle mani di un terapista, secondo me, quello sì. Quello sì. Va bene, dottore, lo ringrazio tanto. Prego, buonasera. Grazie signora per aver chiamato. Come vede, dottore, si ritorna al nostro discorso involontariamente. La fisioterapia, può concludere il discorso che stava dicendo, è fondamentale anche dopo molto tempo. È un lavoro a sei mani, due sono del paziente, due sono del chirurgo e due sono del fisioterapista. Se non c'è collaborazione non si va da nessuna parte. E soprattutto in un'articolazione come la spalla, dove la quota di osso presente, a differenza del ginocchio e dell'anca, è estremamente più esigua, se la persona non mostra la cura nel corso del tempo e quindi non continua a fare un'attività anche personale, sicuramente i risultati si degradano con una velocità maggiore. Dottor Piccinotti, lei mi ha portato un po' di numeri, mi diceva che nel 2015 al Centro Chirurgico Toscano lei, insomma, insieme al suo gruppo, tutto ai suoi gruppo, colleghi, certo, ha effettuato un numero importante di siamo tranquillamente di ormai di sopra, se Dio vuole, siamo ormai sopra le 50 abbondanti protesi di spalla all'anno, considerando che quelli che sono dei centri di riferimento nazionale viaggiano attorno alle 150-200 protesi annuali, quando in una struttura più limitata, dove non limitata come struttura, perdonatemi, ma come numero di persone che lavorano sulla chirurgia della spalla, si riesce ad arrivare a fare dei numeri da 50-70 protesi spalla in un anno, già vuol dire comunque sia che l'ambiente quantomeno è già abituato a trattare questa tipologia di patologia, e questo anche è un vantaggio per i colleghi che vengono anche da fuori, perché essendo, come si accennava all'inizio, fondamentalmente una nicchia ancora, non c'è ancora una grossa diffusione nella chirurgia della chirurgia della spalla, come può essere per il ginocchio, come può essere l'anca, e allora anche i colleghi che eventualmente vengono da fuori, trovare un ambiente dove già si fanno certi numeri di interventi sia artroscopici che a cielo aperto, è sicuramente un vantaggio. Su questo non ci sono dubbi. Il personale già pronto. Personale già pronto sa già assolutamente come muoversi, sicuramente aiuta. La tipologia del paziente che si rivolge a lei per la protesica di spalla. Ora mi tocca fare una battuta. Devo ringraziare il vecchio, se mi sente, se arrabbia, ministro Fornero. Quando venne fuori la riforma della sanità, la riforma delle pensioni, io ho dovuto ringraziare l'allora ministro, perché mi ha fornito una ventina di persone, si torna prima libero e professionisti, tutti giovani, cioè tutti sotto i 60 anni, che erano ormai in procinto di andare in pensione, che tutti quanti si sono ritrovati a dover lavorare quei 4-5 anni in più improvvisamente, e di conseguenza sono stato costretto improvvisamente ad abbassare in maniera spaventosa. Dottore, mi scusi, la interrompo perché credo che ci sia un'altra telefonata. Pronto, buonasera e benvenuta a Linea Diretta. Ah, buongiorno, buonasera. Senta, che parla con me? Sì, prego. Ah, senta, io vorrei fare una domanda al professore. Allora, mia moglie è caduta tempo fa in casa e si è rotto un tendine alla spalla. Sì. Ora, c'è alcuni specialisti gli hanno detto che forse si può curare. Alcuni dice si deve operare. Certo, ora lei dovrebbe avere la cosa più precisa, però un consiglio generale. Allora, mi tocca fare una domanda cattiva. Quanti anni ha la signora? Ha 75 anni. Allora, 75 anni. Se la signora, come normalmente purtroppo succede, si è rotta per esempio il muscolo sovraspinato, che è quello che più frequentemente è rotto attorno ai 70 anni di età, anche in maniera spontanea, l'indicazione alla chirurgia è molto limitata, perché ci vuole veramente che il braccio sia, come si accennava prima, paralitico, cioè che la persona non arrivi all'altezza del volto, al pettinarsi, a lavarsi il viso. Se non arriva a quei livelli, l'indicazione chirurgica è quasi inevitabile. Se viceversa, con una buona fisioterapia, la signora è riuscita a fare una vita quasi normale, ha poco senso, specialmente
quando il tessuto è stato lacerato, è stato strappato come un vecchio golfo di lana, ha poco senso andare a ricucirlo, perché la probabilità che si rirompa nuovamente è estremamente elevata. E quindi in genere si consiglia la terapia conservativa, salvo poi però vedere il dolore e la impotenza funzionale della persona. Su questo non ci piove. E poi a 75 anni comunque si tende a essere, tornando alla domanda di prima, si tende ad essere molto più aggressivi, cioè col fatto che i tendini comunque sia hanno una qualità purtroppo non buona, allora si preferisce, se la persona viceversa vuole svolgere la sua vita, si tende a fare una protesi di spalla, cambiare completamente l'articolazione, perché con una protesi inversa si innescano dei meccanismi di movimento del braccio tramite i muscoli del collo, l'ho detta in due parole, per cui praticamente anche se i muscoli della spalla non si possono più riparare, però si riesce ugualmente ad avere un buon 70% di funzionalità del braccio. Che lei è dolore, ha capito, ha dolori. E questo è il problema grosso, questo è il problema grosso. Io nella mia vita professionale sono arrivato fino a ben oltre 90 anni a fare le protesi di spalla. Motivo? Dolore, non di certo per andare a giocare a tennis, ci mancherebbe altro. Ma quando la persona si deve ridurre a portare i cerotti di morfina, è chiaro che a quel punto è preferibile considerare veramente un intervento chirurgico. Va bene, la ringrazio. Buonasera, grazie a lei. Dottor Picinotti, avevo tante altre domande, alcune sono rimaste anche a metà, ma noi siamo veramente in conclusione, però ci ha fatto piacere che alcune persone hanno chiamato perché insomma avevano bisogno del suo parere. A questo punto io ringrazio il dottor Alberto Picinotti per essere stato qui ospite con noi a Linea Diretta e vi do appuntamento alle prossime puntate qui sempre a Linea Diretta. Grande lumino finale. Paziente, dai, il potenziale.